Ripresa degli allenamenti per il Teramo, che questo pomeriggio ricomincia una settimana con un nuovo timoniere, c'è Teo Di Mascio, che da domenica sera è stato promosso in prima squadra dopo l'esonero di Tedino. Da adesso in avanti dunque inizia una nuova era in casa biancorossa, che passerà dall'utilizzo costante dei giovani in organico. La richiesta della società era arrivata durante il periodo di sosta natalizio, ma è stata rispettata a singhiozzo, anche perché in rosa non sono tantissimi gli elementi dal 98 in su. Adesso però ci sarà un'inversione di tendenza molto forte. Viero, sostituito sabato pomeriggio dopo un primo tempo buono, seppur nel bel mezzo della tempesta, dovrebbe essere il nuovo cardine del gioco del diavolo, con Arrigori che potrebbe perdere punti nelle gerarchie della mediana. Santoro, già fondamentale nell'ultima parte della gestione Tedino, sarà titolare nel centrocampo a 3 di un modulo, il 4-3, che dovrebbe essere quello di riferimento del neotecnico. Proprio Santoro sarà assente però per squalifica Rieti, ma dal Potenza in poi ricoprirà il ruolo di mezzala con quella continuità che non ha avuto nella parte iniziale del campionato. In difesa anche Piacentini sarà titolare inamovibile, mentre Soprano e Cristini dovranno sempre giocarsi una maglia per affiancarlo. In questo momento l'ex Fermana sembra più in forma, ma questa sarà una scelta che Di Mascio farà settimana per settimana. Poi attenzione a Riccardo Cappa, l'esterno utilizzato finora col contagocce potrebbe trovare un minutaggio maggiore, anche perché, oltre ad essere un under, sarebbe un giocatore abbastanza specifico per il tridente offensivo, dove Magnaghi interpreterà il ruolo di boa centrale del reparto avanzato e con Bombaggi che dovrebbe essere dirottato sul lato mancino, anche perché, ad oggi, è impossibile fare a meno del capocannoniere della squadra. Il calendario, almeno sabato, dà una grossa mano al diavolo, che sarà impegnato sul campo del fanalino di Codarieti, che ha appena provveduto ad un altro avvicendamento in panchina, richiamando Mariani dopo l'esperienza breve di Beni come allenatore e Minguzzi come direttore sportivo. La trasferta laziale avrà il doppio compito di rilanciare il diavolo in campionato dopo lo stop durissimo con il Monopoli e anche di sfatare un tabù trasferta che ha condizionato buona parte del torneo biancorosso.